Buongiorno ragazzi e buon venerdì 30 dicembre 2022. Questo video, l'ultimo video dell'anno 2022 della playlist Alchimista, per riuscire a tenere alte le nostre energie ed evitare energie basse. Quindi prima della fine di questo 2022 voglio farvi questo regalo e darvi 8 punti nei quali, con delle indicazioni molto semplici, ma se venissero ottenute e osservate tutto l'anno potrebbero produrre grandi cambiamenti, voglio portarvi ad un'ottava superiore. Prima però, visto che ne metto una in più, ma la metto al primo posto, voglio parlarvi della gratitudine. Innanzitutto ringrazio tutti voi, perché semplicemente quest'anno per me è un anno che credo cambierà profondamente la mia vita. Ho inventato questo contenitore Amore Imperfetto, che è il canale YouTube e anche il mio sito amoreimperfetto.com, ed in pochi mesi mi avete fatto volare altissimo. Ma non è questo il fatto. L'aver capito come il dolore e le sofferenze possono aiutare gli altri e il comprendere continuamente, perché me lo scrivete sempre, che i miei video, i miei contenuti e i miei messaggi vi danno delle illuminazioni, delle delucidazioni, qualche volta vi fanno commuovere, vi piacciono e vi coinvolgono, mi riempie il cuore di gioia. Quindi questi mesi sono stati per me una vera e grossissima scoperta e voglio tra qualche anno guardare questo video e dire sì, è proprio vero. Quindi grazie, vi chiedo di continuare a partecipare, condividete i miei video se vi fa piacere, fate iscrivere i vostri amici, perché più divulghiamo dei messaggi sani, più possiamo aiutare le persone in un momento di difficoltà. E se non conosci questo canale, vai a vedere quanti strumenti ci sono per imparare a riconoscere le cose sane, per imparare ad amarci, per avere amor proprio e per sviluppare forza interiore. Chiaramente anche la fortuna e le energie positive sono importantissime per la nostra vita. A proposito di energie e di persone positive, ringrazio il carissimo Massimo Taramasco, che ieri sera mi ha tenuto ospite del suo canale, uno dei suoi 9 canali. Ragazzi, seguite Massimo Taramasco in un'intervista dove è stato, come al solito, super gentile e speciale. Quindi voglio chiudere quest'anno con un sacco di cose positive. Vi do le ultime informazioni: entro il 10 di gennaio sul mio sito trovate la prevendita dei corsi, non perdeteveli. Il primo, che dura quasi 7 ore, è una bomba. Autostima per rinascere 2023, tutti i punti salienti per testare la nostra autostima, conoscerla, comprenderla, fare una valutazione sui nostri valori, sui nostri stili di vita, proprio per rinascere. Allora ragazzi, la gratitudine l'abbiamo già vista, è un qualcosa di molto importante, dovete essere sempre grati, ringraziare continuamente delle belle cose che vi accadono. Questo anche dal punto di vista psicologico vi serve a concentrarvi di più sulle cose positive che su quelle negative. Quindi anche se il video di oggi è meno tecnico rispetto agli argomenti che vi tratto di solito ed è un pochino più olistico, un pochino più spirituale, però poi vi ho spiegato un sacco di volte che in realtà questi due mondi si fondono tra loro, quindi è importante dare energia soprattutto alle cose positive. A tal proposito, il primo punto per non abbassare troppo le nostre energie e per vivere ad un'ottava superiore, che cosa significa innanzitutto vivere a un'ottava superiore? Ovviamente noi siamo contornati da energie sottili e da energie più pesanti. Come noi possiamo comprendere le energie? Beh, provate ad entrare in un negozio dove dipendenti e titolari hanno appena avuto una discussione terribile. Nel momento in cui voi entrate in quell'atelier, anche se la gente non parla, dallo sguardo, dall'atmosfera, dall'energia e dal campo elettromagnetico in quel momento, vi rendete conto che c'è qualcosa di pesante. Bene, questo chiaramente in parte dipende dall'esterno, ma in parte dipende anche da noi. Quindi noi dobbiamo lavorare su entrambe le parti, sia su di noi che sull'esterno, per cercare di creare il meno possibile situazioni negative e di questo tipo, che possono provenire da litigi e altre cose che adesso vediamo, ma lavorare anche internamente su di noi per cercare di
non dare troppo peso comunque anche a quelli che saranno i momenti negativi, perché il pensiero positivo a tutti i costi, a mio parere, non funziona. Funziona invece che quando tu provi un'emozione negativa, se te la vivi, se la lasci andare, si sfoga. Come un virus, per esempio, cercare di trattenerlo, cercare di nasconderlo, cercare di nascondere i sintomi e far finta di non essere ammalati non funziona. Viversi 2 giorni di febbrone dove quasi non capisci niente e poi passa e chiudi, questo secondo me è più funzionale. Il primo punto per far sì che le nostre energie non si abbassino e stare all'ottava più alta è evitare il più possibile di fare gossip, pettegolezzi e parlare delle situazioni altrui. Vi sembra una cavolata, vero? Una cosa estremamente superficiale, ma che cosa dice Alessandra? Allora, noi ragazzi impieghiamo buona parte del nostro tempo e delle nostre giornate a fare i portinai, a parlare degli altri, di quello che succede, di quello che sappiamo, verità o no che sia. Voi dovete sapere che questo sia a livello karmico, ma soprattutto a livello energetico, è foriero di trattenere energie altamente negative, delle vere e proprie larve. Quindi evitate di parlare non solo dei fatti vostri, questo io ve l'ho già detto tante altre volte, perché le cose vanno secretate, soprattutto i vostri obiettivi, altrimenti disperdono energie e potrebbero diventare irrealizzabili, ma soprattutto sia da un punto di vista educativo, perché le persone di bassa qualità spesso stanno lì a fare tempi, ore e convegni sulla vita degli altri. Questo abbassa tantissimo le energie e peraltro trattiene anche quella delle situazioni di cui voi parlate. Siccome di solito si parla più delle situazioni negative che di quelle positive, altrimenti bisognerebbe anche essere capaci di non essere invidiosi, ok? E parlare degli eventi belli, ma generalmente la cronaca attrae di più quando tratta degli eventi neri, degli eventi negativi. Fatelo il meno possibile, non posso usare il non, altrimenti per la psicologia inversa non mi ascoltereste. Fate del gossip il meno possibile, perché questo abbassa l'energia e riduce pesantemente i crediti buoni a livello karmico. Vado al punto 2. Donare, fare delle donazioni, piccole o grandi che siano, essere generosi, non solo nei gesti ma anche a livello economico, per quelle che sono le vostre possibilità. Regalare una moneta a un viandante, comprargli un panino, regalare qualcosa a qualcuno, magari anche il collega che vi sta più antipatico. Prima di andare al lavoro, andate dal tabaccaio, comprate un pacchetto di caramelle e donateglielo. Voi dovete sapere che l'universo è molto riconoscente principalmente verso 2 cose. Una è la gratitudine, ma quella di cuore, non parlo di finzioni, e l'altra è la generosità. Anche qui non parlo della gente che si spaccia per generosa facendo del buon marketing, ma l'azione, il gesto, perché poi a livello energetico conta l'intenzione, ma l'intenzione con intenzione profonda deve essere realizzata. Il gesto della generosità, a caso ragazzi, non solo verso quelli che vi sono simpatici, anzi, per spezzare i legami e le dinamiche, come dire, antipatiche, dovreste essere veramente generosi verso le persone che meno vi piacciono. Questo crea un credito infinito a livello universale e vi renderà molta, moltissima fortuna. Il punto 3, per esempio, è sorridere. Ragazzi, il sorriso è più contagioso di un'epidemia. Provate ad andare in giro e a sorridere a caso, spesso, alle persone che vi passano vicino, a chi è seduto di fianco a voi in autobus, al tassista, a una persona al bar mentre sorseggiate il caffè. Appena entra da quella porta, fategli un sorriso e quando andate via augurategli anche buona giornata. Quella del sorriso è un'abitudine strepitosa. Io a volte sono un po', come dire, musona, magari non me ne accorgo, anche se grazie a Dio tendenzialmente sono più sorridente. Quando non lo sono per mille motivi, mi rendo conto che qualcosa mi manca e che non si crea intorno a me quell'energia invece bellissima. Perché sapete ragazzi,
C'è anche tanta gente che soffre in giro e lo ripeto, lo dico, la sofferenza degli altri non deve toccare noi negativamente, non deve essere un motivo per il quale gli altri o ci trattano male o se ne approfittano, però se una persona in quel momento magari ha ricevuto una brutta notizia o non è una bella giornata e vede davanti a sé uno sconosciuto o una sconosciuta che gli sorride, tu in quel momento magari cambi la frazione di secondo della giornata di quella persona. Anche questo genera crediti molto alti dal punto di vista karmico e contribuisce alla fortuna. Vado al punto 4. C'è un modo con il quale, secondo anche degli antichi riti, secondo anche le tecniche olistiche e la naturopatia, noi possiamo pulire il nostro corpo, il nostro campo elettromagnetico da una giornata no, da un momento no, da un periodo no. Allora io vi esorto e caldeggio l'utilizzo del sale israeliano o del sale rosa dell'Himalaya. E voi direte, cosa facciamo, le ricette di cucina? No ragazzi, questa è una tecnica antichissima, il sale viene utilizzato in tante pratiche e noi tutte le sere, soprattutto chi lavora a contatto delle persone o chi ha un lavoro particolarmente stressante o magari dopo essere stati a contatto con persone che non vi piacciono, che vi fanno sentire un po' la loro, come diciamo, negatività. Ci sono altri video nella playlist L'Alchimista su come evitare o comunque mettere una sana barriera tra noi e queste persone. Bene, la sera quando si torna a casa, se avete una vasca fate un piccolo letto di sale, se avete una doccia fate un piccolo tappeto di sale e poi sfregatevi su tutto il corpo come se doveste farvi uno scrub con il sale. Sciacquate e lasciate andare tutto in acqua corrente. Non vi dico niente, voi provate a farlo e poi mi direte. Alcune persone si sentono rinascere, alcune persone si sentono spossate. La cosa certa è che nessuno si sente come prima di fare questa pratica. Quindi, senza scendere troppo nei dettagli, voi provatela semplicemente e poi mi fate sapere. Vado al punto 5. Lamentiamoci il meno possibile. La lamentela è una calamita per le larve dal punto di vista energetico. La lamentela rovina i nostri 7 campi spettrali, crea proprio dei fori incredibili. Io lo capisco, a volte si fa anche fatica a non farlo, quindi lamentatevi il meno possibile perché ogni volta è un foro nel vostro campo energetico, ok? Vado al punto 6. Attenzione, questo è un mio consiglio, poi anche qui provate e mi direte. Accettate con riserbo oggetti, regali, abiti, libri, tutto quello che può essere stato in mano ad una persona che non siete certi vi voglia bene o non siete certi voglia il vostro bene. Gli oggetti sono importanti, gli abiti, i libri, tutto contiene un'energia e fondamentalmente della persona che ve lo dona o che ne era la proprietaria o che lo ha acquistato con voi. Quindi accettate sempre con riserva i doni di quelle persone delle quali non siete certe sui sentimenti positivi nei vostri confronti. Questo sempre, ragazzi. Su questa linea di pensiero vado anche al punto 7. Mangiare e condividere il momento del pasto insieme a persone che non vi vogliono bene. La convivialità è importante, anche qui se andiamo indietro nei popoli e nelle tradizioni, addirittura molti dei riti tradizionali o magici venivano fatti da determinate popolazioni durante la convivialità del pasto, ok? Allora sappiate che condividere questo momento è una cosa che non andrebbe fatta con tutti. Poi voi mi direte, ma oddio, ma questa di che cosa sta parlando? Anche qui, come il sale, ragazzi, provate e poi me lo direte. Vale la stessa cosa sull'accettare del cibo da persone che forse non ti vogliono bene. Quindi attenzione, l'energia passa attraverso ogni cosa, passa attraverso le parole, passa attraverso il sorriso, passa attraverso uno sguardo, passa attraverso il cibo, passa attraverso i fluidi, gli abiti, tutto è energia. Quindi se volete stare, non solo salire, ma rimanere all'ottava superiore, dovete evitare tutto quello che eventualmente può abbassarla o contaminarla. Vado al punto 8. Siate gentili a caso. Facciate non solo dei sorrisi, non solo delle donazioni, ma dei gesti di gentilezza casuale. A volte anche
per spezzare uno schema, per spezzare un momento. Avete mai provato quando una persona inizia ad esempio a lamentarsi, a parlare a rotta di collo delle sue sfortune, di quello che è così, di quello che è quella? Per l'amor del cielo, io sono la prima che qui creo contenuti dove spiego delle dinamiche che vanno evitate, poi chiudo, basta, si va avanti. Allora, avete mai provato ad interrompere all'improvviso una persona che continua ad essere così negativa, cambiando semplicemente discorso, magari perché cade un oggetto e grazie al cielo da un mobile fa un rumore tremendo? Ecco, ogni tanto spezzate le dinamiche con della gentilezza a caso, perché questo vi permette di alzare l'energia e anche di lasciare una buona impressione sugli altri, che vi renderanno chiaramente la stessa emozione. Allora ragazzi, oggi 30 dicembre 2022, domani è l'ultimo giorno dell'anno e sto pensando che video preparare per voi. Intanto vi ringrazio. Queste 8 cose, 9 con la gratitudine, sono veramente molto semplici, sembrano anche molto basic, ma vi voglio lasciare con un punto di domanda: quante volte durante l'anno le fate e con quanta continuità? Secondo me poco, quindi provate prima a farle tutte e 9 con una certa continuità e poi vedrete che sicuramente la fortuna è vostra e siete all'ottava superiore. Ragazzi, tantissima energia positiva, c'è anche la mano di Fatima qui oggi, eh. Potenza 1000 per un 2023 strepitoso. Grazie a tutti, alla prossima!